Sì, ritengo che ne arriveranno, in quanto ormai tutte le province in Italia hanno votato e il PD a livello nazionale sceglierà una linea che varrà per tutti gli enti. E siamo in attesa, aspettiamo appunto le decisioni della segreteria nazionale. Il discorso del Presidente vi convince? Le linee programmatiche? Sicuramente è un discorso che tocca tutti i settori stranoti, quindi sicuramente da condividere, perché quando parliamo di lavoro, quindi occupazione, ambiente, con i problemi che il nostro territorio ha e poi riorganizzazione dell'ente, quindi riferimento al personale, alla macchina amministrativa, è chiaro che sono settori che possono solamente essere condivisi. Nello specifico, nei dettagli, chiaramente dobbiamo approfondirli, perché poi le linee programmatiche, si sa, lanciano gli input, però poi dobbiamo approfondirli anche all'interno dei partiti, perché voglio dire, il partito a livello provinciale vorrà condividere alcuni percorsi e noi lo faremo presto. Questo è un tema che tengo molto a cuore. Taranto paga senza ombra di dubbio un isolamento. Isolamento, ho fatto riferimento a strade, quindi trasporto su gomma, su rotaie, treni e anche per mare e per aria. Voglio dire, i problemi di aeroporto, porto, ferrovie e strade di collegamento li conosciamo tutti. La provincia non può non muoversi per combattere questo fenomeno, non può non prendere posizioni forti e decise nei confronti di tutti, a prescindere da quelli che saranno i colori politici, nei confronti della regione e del governo italiano. Abbiamo bisogno di uscire dall'isolamento, perché questo territorio o esce dall'isolamento o sarà veramente difficile mantenere i livelli che ci sono oggi anche di tenuta sociale.